Bella a tutti ragazzi e bentrovati in questa nuova puntata di Spin Tires. Oggi siamo qua e andremo a sbloccare altri occultamenti. Io qua ho sbloccato già questi. Ah, comunque ragazzi, ho cambiato mappa. Come vedete ho preso la Vulcano, che già vi danno praticamente 6 veicoli, di cui 4 ve ne danno subito. Poi io ho sbloccato questi tipo C255, che sono due uguali, e li ho sbloccati, che praticamente si trovavano qua, era in questa valle qua. Devo ancora sbloccare questi due occultamenti, ma diciamo che posso anche evitare, perché magari quello che mi interesserebbe è questo, visto che abbiamo la destinazione per portare poi la legna quando andremo dal legname. E poi adesso andremo a sbloccare questo, così almeno sappiamo che strada c'è da fare per arrivare al legname senza perderci e andare in fossi o cose varie, che poi perdiamo magari la legna. E quindi andremo a sbloccare questo, dato che io sono già qua, che qui c'era l'altro occultamento, bloccava praticamente tutta questa parte. E allora è già un buon inizio, così almeno sappiamo com'è questa mappa. Quindi adesso la sblocchiamo. Abbiamo già questa. Adesso ho preso questa Jeep, perché è un po' più maneggevole, che magari gli altri non passano. Comunque diciamo che come danni sono a meno di metà, quindi va bene. Adesso qua mi sono appena sbloccato da una valanga, più che una valanga, una conca che c'era qua. Mi ero andato a incastrare qua e sono riuscito a malapena a tirarmi fuori con il traino. Oh, staccati, ok. Allora adesso andiamo, perché proseguiamo, attenzione, proseguiamo su questa strada qua, questa, e andremo poi qua, passiamo per questa strada che dovrebbe essere normale, pulita, senza come queste. Quindi andiamo, cerchiamo di non fare tanti danni, però di andare piano. Questa qua l'unico è che parte subito in quarta. Va bene, però questa si danneggia facilmente, anche se veramente comunque abbiamo anche la parte accessoria da riparare. Quando arriveremo a quasi 300 andremo a ripararla eventualmente. Adesso dobbiamo proseguire per dritto, no, dobbiamo tirare su. Ok, se ce la facciamo in questa fanghiglia. Proviamo a salire di qua, dai. Ok, saliamo qua. Poi proseguiamo fino lì e giriamo. Vai, quanto mi piace sto gioco quando si sporcano così. Vai. Oh, c'ho le pietre, oh, c'ho. Ok. Buonanotte. Ste pietre, madonna. Allora dobbiamo girare e andare di qua, ok. Attenzione. Ok. Vai. Quanto fango. Almeno questa qua comunque consuma meno carburante, perché anche con blocco differenziale, trazione integrale, scusate, consuma solo 1 litro al minuto neanche, quindi praticamente consuma pochissimo. Adesso speriamo di non infangarci. Infatti ci siamo appena infangati. Aspettate, dai che forse ci liberiamo, sempre se ce la facciamo. Ci stiamo un po' danneggiando, diciamo. Dai. Ok. Vai. Intanto comunque ne approfitto per ringraziarvi che sono quasi arrivato ai 300 iscritti e brevemente spero di arrivare entro fine anno, entro fine mese, quindi. Adesso aspettate che guardiamo, ok. E quindi vi ringrazio tutti anche per le 25.000 visualizzazioni che sono arrivato. Adesso non mi ricordo bene, così comunque uscirà a breve un video ringraziamento. Adesso stiamo andando un po' veloce, siamo in quinta. Questo sì che mi piace. Ok, allora siamo qua, quindi siamo già all'occultamento. No, mettiamo la nostra linea e andiamo. Allora dobbiamo proseguire di qua. Speriamo non ci siano posti in cui non ce la faranno. Speriamo, perché questa qua mi fa paura, questa. Aspetta. Vediamo se passare magari di qua. No. Brutto. Ok.
Proviamo a passarli qua, poi al massimo se ce non ce la facciamo ci rivedremo. Tanto ci sono gli alberi ai lati, quindi dovremmo farcela, questa non è difficile. Dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Se, 177 danni, no. Ce la facciamo. 221, porca. Infatti sta già fumando, vabbè. Se non ce la facciamo andare poi mettiamo la parte accessoria. La... Ok. Scusate ragazzi. Faccio così. Se non sono uno stupido, se viene pento magari fa. Ok. Ok. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Ce la facciamo. Oh ragazzi, noi. Ok. Mi fa paura quando sta jeep si inclina così. No, 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 no. No. Ma no. Eccoci ragazzi, siamo tornati qua. E dopo nella caduta di prima mi si è crashato il gioco. Quindi ho, mi si è tornato da come l'avevo fatto prima. Quindi mi ha riportato in mezzo alla casa. Quindi adesso ho dovuto anche... bisogna andare a sbloccare di nuovo l'altro occultamento che ho sbloccato prima. E praticamente quando mi si è caduto mi è venuto l'errore del runtime, che sarebbe praticamente un errore quando crasha gioco, ed è un programma che praticamente permette di vedere questi giochi qua, di farli visualizzare correttamente. Quindi si è andato in crash, quindi mi si è chiuso il gioco. E sono errori che capitano, perché questo comunque l'ho scaricato, non l'ho comprato, e questi sono errori comunque che capitano, quando specialmente nei giochi crashati e anche quelli craccati, perché sono... non ci ribaltiamo di nuovo perché io mi incavolo. Okay. Adesso mettiamo bene le cose perché sennò mi perdo. Allora devo andare di là, sì, okay. L'ho già fatta tre volte questa strada qua, perché tra una volta che mi si è ribaltato e quindi ho dovuto resettare, l'ho rifatta un'altra volta, poi adesso la devo rifare, quindi me la ricordo praticamente a memoria sta strada. Chissà se ce la farò senza danni. Secondo me dovevo usare un'altra macchina, dovevo usare magari un altro camion e utilizzare quell'altro. Vabbè. Allora, se ce la facciamo senza danni dovrei usare, perché io prima comunque, prima di registrare, prima come avevo fatto già vedere all'inizio, mi ero messo qua che ho sbloccato questo occultamento e ho utilizzato, praticamente ho fatto così, qua che c'è tutto il fango, quindi mi ribaltavo, sono salito così, poi sono andato di qua e sono salito su di qua e l'ho sbloccato. Attenzione, ok, vabbè, danni, tanto sono 79. Allora torniamo su di qua, andiamo su, 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 ok, adesso dobbiamo tornare di là, ok. Ecco ragazzi, siamo quasi arrivati, adesso io sono qua, ho trovato una strada migliore invece che quella di salire le montagne, quindi ribaltarci. Allora adesso dobbiamo utilizzare il nostro baule per ripararci i danni, ok, e poi se ce la facciamo ad entrare qua. Dai, tira su che ti danneggi. Non ce la facciamo ragazzi. No ragazzi. Allora prendiamo un altro camion. Ok, l'ho capito. Dovevo prendere l'altro, lo sapevo. Allora qual è? Non è questo. È questo, ok. Questo sì che è un camion. Ok. Ragazzi, per mia sfortuna mi è crashato di nuovo il gioco prima, però comunque avevo salvato già prima una parte, allora adesso ho deciso che, visto che mi si è danneggiata poi completamente l'auto, ho deciso, prendo questo
e vado là con questo. Sempre se non ries se riesco a non sbloccare, a non incastrarmi e vari quindi. Adesso si sono attivati i sostegni, porca manca. Ok, dai, ce la facciamo, dai dai, ce la facciamo. Okay. Adesso se riesco ad andare un po' avanti io, così almeno non faccio diventare il video troppo lungo. Ragazzi, purtroppo mi è crashato un'altra volta, è proprio un errore del gioco. Appena arrivo a un tot probabilmente crasha, e proprio il gioco che l'ho scaricato, probabilmente è una versione fatta male. Adesso io appena ho tempo mi metto lì e ne scarico una e la provo, e se mi dà ancora sti errori qua, se no per adesso metto ancora questo video qua e poi basta. E per ora non ne faccio più, finché non ne trovo una poi decente che non mi dà problemi, per ora diciamo la sospendo e continuo con farming. O al massimo adesso farò magari qualche gameplay di Euro Truck e altri. Niente ragazzi, è proprio una sfiga quella che mi arriva. E niente, ci vedremo in un prossimo video e mi dispiace, però è così. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!